Lorenzo Miraglia, si chiude l'esperienza alla guida di IOP Giovani. Quali sono i bilanci di questi anni? Dove è arrivata la sanità privata per quanto riguarda il mondo dei giovani e dove potrà arrivare in futuro? Sì, a mio rammarico si chiudono tre anni bellissimi, densi di attività, densi di progetti, dove la mia squadra, ma compresi anche tutti i giovani che ne fanno parte della consulta e non solo, e devo dire che sono molto orgoglioso di aver alzato di almeno un 40% la partecipazione alle consulte che abbiamo avuto in questi tre anni. Abbiamo creato anche delle consulte itineranti che abbiamo chiamato IOP on the road, dove abbiamo fatto vedere a tutti i ragazzi le best practice che abbiamo all'interno del nostro servizio nazionale, soprattutto all'interno di IOP. Quindi, partendo dagli Stati Tour e facciamo in tutto il mondo, ho voluto far vedere a molti ragazzi che forse non si rendono conto che noi siamo una delle sanità più forti al mondo, che insegna nel mondo, che guarda il futuro del mondo, e infatti siamo tra i più studiati. Sono rimasti abbastanza stupiti e colpiti nel capire dove in realtà noi siamo, perché la prima cosa della quale mi sono ripromesso di fare in questi tre anni è di levare le malevoci dall'Italia, soprattutto perché mi infastidisce molto vedere noi stessi italiani parlare male e dell'Italia e del servizio nazionale quando in realtà è invidiato in tutto il mondo. Questo fine settimana si chiude questo lungo viaggio, si chiude col terzo libro che fa parte di un unico progetto. Ne abbiamo iniziato tre anni fa col primo report in cui parlavamo, mettendo sempre un focus sul futuro, a confronto 7 servizi sanitari nazionali mondiali. In questi 7 c'è anche un non servizio sanitario nazionale, quello degli Stati Uniti, che ci serve quindi per, diciamo, paragone e confronto. L'altro anno abbiamo parlato del sistema di finanziamento e di contenimento della spesa, e da lì è stato interessante, perché quando noi diciamo in Italia la sanità costa troppo, troppi sprechi, beh, la sanità italiana forse è la meno pagata al mondo, ci sono sicuramente degli sprechi, non vorrei dire da che parte stanno, ma lo sottintendo, e chiaramente in realtà è un problema mondiale, perché è cambiato l'uomo. Cioè l'evoluzione dell'uomo, l'evoluzione delle patologie, la cronicità che esce fuori, il miglioramento delle prestazioni e della diagnostica, che porta un costo a livello economico ma un beneficio a livello sociale. Chiaramente oggi gli stati non riescono più a sganciare il dare avere che ci deve essere nella sanità, perché chiaramente non si può vedere e controllare il beneficio che si ha invece nel PIL mondiale. Quest'anno è forse l'anno, il report più interessante, perché mettiamo a bagaglio tutti questi studi che abbiamo fatto e, diciamo, partendo dalle best practice che ci sono sempre in questi 8 paesi, andiamo poi a valutare ciò che anche a livello epidemiologico può essere applicato al nostro servizio sanitario nazionale, e proponiamo una serie di tesi che non partono soltanto da un sistema ospedalocentrico o più territoriale, ma si basano anche su sistemi di finanziamento. Parliamo molto dei fondi, ma chiaramente parliamo anche dei fondi che non devono essere un pagamento cash da parte del cittadino che aderisce al fondo, ma ci deve essere tutta una decontribuzione che possa rendere il fondo appetibile per tutti. Quindi devo dire che spero di lasciare una giovane più forte, più sicura di se stessa, sicuramente con una visibilità molto più alta. Veniamo qualche mese fa da un'esperienza UEP, UEP è l'associazione di tutte le sanità private, chiaramente private, ma in Europa il privato sta molto nei servizi sanitari pubblici, e chiaramente ci invidiano a noi di IOP Giovani, perché nessuno di loro è riuscito mai a creare una sezione giovani così forte, anzi qualcuno di loro non riesce proprio neanche a crearla, e hanno chiesto anche l'ausilio della nostra expertise per poterle fare nascere. Quindi tutto questo ci dà lustro, mio malgrado, nel senso, adesso purtroppo io vado fuori di età, quindi ci sarà un successore che sarà sicuramente degno di mandare avanti un lavoro, un progetto sempre più forte, e quindi siamo sempre speranzosi per il futuro degli giovani. Ecco, appunto, diceva Esco come limiti di età, ma insomma ci sono le prospettive per l'IOP nazionale. Tra l'altro in questi anni anche il vostro gruppo è cresciuto molto, e di queste esperienze, di questo studio, ne può beneficiare il suo gruppo e tutti gli altri per la prospettiva della sanità privata in dialogo con quella pubblica. Assolutamente sì, noi poi nel mio gruppo, il gruppo Giomi, chiaramente in questi anni ha avuto un'espansione molto
verso l'estero, quindi abbiamo diversi posti letto, più di un migliaio in Germania, abbiamo aperto uffici in Cina, siamo prossima apertura anche lì di posti letto, quindi chiaramente ci dà la possibilità di partire, non dico un gradino sopra, ma ci dà la possibilità di aver capito attraverso lo studio come funzionano meglio questi altri servizi sanitari nazionali. Di fare di questo, sì, diciamo, noi finisco come termine di età, ma andiamo sempre avanti, quindi come AIOP, tutto questo ci porterà sicuramente con più grinta a lavorare ancora di più, più copiosamente, perché la sanità ha bisogno di più lavoro oggi, di molto più lavoro.